E per la serie Testiamo qualcosa di strano, benvenuti o bentornati sul canale. Io direi di partire subito col viso struccato, proviamola subito questa mascherina. Io di solito mi passo sempre un tonico prima di fare qualunque tipo di maschera. E questo qui, che uso da davvero tanto tempo e mi piace tantissimo, è il tonico protettivo con miele di fiori di Garnier. Ed è questo qua nella bustina gialla ed è veramente eccezionale, mi trovo molto bene. Tonico passato, iniziamo ad aprire subito questa mascherina, la Red Hot Earth Sauna Mask, un nome praticamente lunghissimo, e questa qui è quella che si autoriscalda da sola. Proviamo. Praticamente dice che va ad aprire e insomma, tira a pulire i pori e ad aprirli. Allora, sembra molto. Io di solito anche quella che c'è nel residuo delle cose la metto. Maschera all'argilla rossa. Mamma mia, già mi bruciano gli occhi. Apriamo questa cosa. Non è che sembra che ce ne. No, cioè, in realtà non è che ce ne sia dentro moltissima, eh? Vedete? È praticamente mezzo vuoto. È già praticamente caldina. Non so se usare le mani o se usare il pennellino, però forse col pennellino riesco ad andare a prenderla un po' più in fondo. Allora, iniziamo a stenderla. Ostraga, il caldo si sente praticamente da subito, è immediato l'effetto calore della maschera, ma caldo caldo, eh? Oh, adesso che c'è una stagione un pochino più fresca, è anche quasi piacevole. Oh, che goduria. No, ragazzi, ma la mia domanda è, ma come si su cioè, com'è che si come fa a scaldarsi? A contatto con il viso? È davvero eccezionale il caldino che sta lasciando. È molto liquidosa, se devo essere sincera, però si stende bene. Cioè, non è né troppo, spero che non mi coli tutta negli occhi. Si stende facilmente. Proviamo un po' a vedere se. Mamma mia, che caldo! È immediatissimo, davvero, non me l'aspettavo così pesante subito il caldino. Allora, in realtà ho deciso di fare questa maschera perché avevo un po', appunto, ho un po' di porini e brufoletti vari sparsi per la faccia e ho detto, vabbè, se questa con il calore apre i pori, li pulisce, li sistema, ho detto, ok, è il periodo giusto per farla. Adesso vado a leggere anche tutte le caratteristiche varie ed eventuali che ci sono sulla scatolina e vediamo insieme cosa fare. Io questa qui l'ho comprata da OVS ed era in offerta a 1,89 giù di lì, quindi indicativamente il prezzo è quello 1,89 o 2 euro, non so, no, era in offerta 1,89 da 2,20 euro, credo 2,30 euro prezzo iniziale. Ragazzi, inizia ad essere davvero davvero calda, ma proprio calda calda sembra. Avete presente i prodotti quelli per la sauna facciale, quelli che si attaccano alla corrente che esce il vapore d'acqua? Ecco, la temperatura è esattamente quella. Dopo 3-4 minuti che la sto stendendo è veramente 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 calda. Allora, mettiamola anche benino qua sul naserino, che è al punto. No! Che schifo! Ah! No, non è buona per niente. Che schifo! Me ne è andato un pezzettone in bocca, ma è veramente schifoso. Allora. Bon, è finita, ragazzi. Diciamo che basta giusto per fare appena appena il viso, perché se ne metto di. Cioè, non ce n'è proprio più. Cioè, è finita. Allora, diciamo che basta giusto per uno strato di viso. Sono 15 grammi, indica la confezione. Adesso provo a spremere un po' di più e vediamo se salta fuori ancora qualcosina, ma non è molta roba all'interno, eh? Cioè, proprio giusto vale per un'applicazioncina. Basta, due non ne escono. Allora, noto una cosa subito, che il
Intanto che la stendo, dove continua a toccare? Tipo, se io passo così il pennello, sento che si scalda di più rispetto a dove non la sto toccando. Cioè, quindi, tipo, dove ce l'ho fissa momentaneamente, non è calda come dove la sto stendendo. Quindi, boh, è strano. Il calore continua ad aumentare comunque. Ve lo dico giusto perché per la cronaca, sento adesso. Inizia a sudare, pazzesco, è per quello motivo. Maschera all'argilla rossa, detergere la pelle in profondità con una ricca maschera all'argilla rossa e gelsomino pressato. Rilassatevi mentre la nostra maschera autoriscaldante apre i pori. E io qui già aprirei una domanda, cioè come si autoriscalda me lo dovete dire. È il segreto di questa maschera qua, perché... La mia, cioè io l'ho comprata in realtà proprio per questo motivo, perché dico autoriscaldante sì, ok, ma in che senso? È proprio calda, cioè è come avere un panno inumidito di acqua molto calda e averlo sul viso. Comunque, elimina il sebo in eccesso senza seccare la vostra pelle. E qui voglio proprio testare perché la mia pelle, come sapete, è non secca di più, cioè siamo proprio all'ennesima potenza. Poi dice pulire, applicare e lasciare in posa per 15 minuti. Ah, ok, tra l'altro non ho segnato il tempo, quindi vediamo un attimo. Perfetto. E sciacquare con acqua abbondante. Solo per uso esterno, testare per eventuali allergie prima dell'utilizzo, bla 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 bla. Allora, adesso tipo in questo momento, per esempio, io non sento più caldo. Cioè, ho sentito il calore prima, ma adesso non lo sento più. Sono curiosa, tipo, ecco, io appena vado a massaggiarla con il pennellino, sento subito il calore, però vi posso assicurare che se sto ferma, dopo un attimo svanisce. Quindi la sensazione di caldo, boh, non è costante. Ce l'ho solo se la vado continuamente a massaggiare, il che già non è che sia proprio comodo, posso passare un quarto d'ora a massaggiare la maschera solo per tenerla calda. Mi aspettavo un calore più caldo. Cioè, quello dell'inizio era veramente eccezionale, adesso neanche più tanto. Beh, intanto mi sta appiccicando tutto perché è molto colloso, se devo essere sincera, il prodotto, eh? Cioè, è proprio tipo miele, ecco appunto. Capelli. Evitate ragazze di fare queste cose con i capelli sciolti perché potreste davvero restare pelate. Ma io dico seriamente. Io non so se devo continuare a massaggiare, ma in realtà se sto ferma, davvero non sento proprio più il caldo. Quindi, insomma, boh. Che non secchi la pelle, però ho i miei dubbi, perché comunque essendo argilla, secondo me tende un pochino a... Sono riuscita a tirare fuori ancora un po' di argillina. Mettiamola qua, che non c'è. Allora, ragazzi, sono passate all'incirca pochi minuti, ma il calore per ora non c'è ancora. Vediamo. Allora, ragazze, se devo dire la mia, devo anche essere sincera. Delle volte io mi faccio un attimino spesso influenzare da quello che trovo sulla scatola, come un po' tutte, penso il packaging fa la differenza, no? La maschera che ha indosso questa ragazzina, come potete vedere, è completamente diversa, nel senso che qui è molto molto rossa, in realtà che schifo. Cioè, ragazzi, mi sta continuando ad entrare. Vabbè. In realtà, come potete vedere, è un rosino molto chiaro. Tra l'altro, si può vedere, cioè, sembra quasi fango quello che lei ha in faccia. Vedete la consistenza? Cioè, sembra più fangosa, più densa, vista così. In realtà è molto molto liquida e appiccicosa. E questa riga bianca qui, che dovrebbe essere argilla secca, fa veramente schifo da vedersi. Non so se io, ragazzi, io non so cosa fare in questo caso, se devo davvero, allora, ho fatto 5 minuti a star ferma e niente, all'inizio era molto molto calda, adesso non più, proprio niente, non sento praticamente nulla. È come avere applicato in questo caso una maschera tradizionale normalissima, però se io la vado a toppicare così si scalda. Quindi non so, facciamo così che adesso la lascio lì ancora 5 minuti, poi gli ultimi 5 li passo massaggiandola. Vabbè, intanto vado a vedere un po' di vostri commentini negli ultimi video. Visto che comunque avete guardato i video dei tutorial, vi sono piaciuti, ottimo direi. Fatemi sapere se volete altri video tutorial di trucco, perché dalle volte vengono apprezzati e non apprezzati, quindi mi piacerebbe capire un po' di più.
Il vostro pensiero, diciamo così. Intanto io sto continuando a mangiare questa maschera perché continua a entrare ai bordi della bocca, sono stata un po' troppo vicina e quindi insomma non è il massimo. A questo punto, visto che mancano 5 minuti, inizierei a massaggiarla per vedere. Allora, tenete presente che io questa sensazione di caldo caldo l'ho sentita solo all'inizio. Subito appena ho applicato il prodotto sulla pelle, dopodiché non ho sentito più niente, ma proprio il vuoto più totale. Quindi adesso la vado a massaggiare e quando la tocco sento che si scalda, però non c'è scritto di continuare a massaggiarla, l'applicazione è fatta, quindi in realtà non sta funzionando come previsto. Niente, sembra di aver spalmato una cicca liquida in faccia. Adesso voglio vedere il risultato, ovvero uno, voglio vedere se mi ha seccato la pelle e due, voglio vedere se qualcosa sui pori è migliorato. Il calore non c'è, però magari la sua funzione l'ha fatta. Allora, ragazzi, in realtà la rimozione è molto molto facile. Io utilizzo un panno spugna semplicissimo, è come avere una salvietta, diciamo così, e si rimuove tutto. La rimozione è facile appunto, ma se devo essere sincera, io non ho visto alcun risultato. La pelle è normale, non me l'ha seccata effettivamente, quindi il che è un bene, perché appunto io avendo la pelle secca non mi sta tirando, cioè la sento pulita, ammetto, ma niente di più e niente di meno rispetto a quando faccio una maschera normalissima all'argilla, diciamo così, quindi purificata, bene, ok, i capelli lasciamo li perdere. La sento purificata, la sento un pochino più compatta e liscia, però se devo essere sincera, non è una maschera che ricomprerei proprio subito. Forse se volete prenderla per curiosità, secondo me, per provare eventualmente a vedere se su di voi si scalda, se ha un effetto diverso, su di me non ha fatto niente e nulla, c'è cioè proprio un po' delusina, nel senso che le maschere della 7-Eleven io le utilizzo, ne utilizzo tante da tantissimo tempo e secondo me questa è toppatissima, cioè proprio no, questa non ci siamo per niente. Quindi niente, io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se per caso l'avete già provata o se per caso ne avete in casa una e l'avete acquistata, fatemi sapere se invece a voi si scalda e fa qualche cosa di più. Tutto qua. Vi aspetto al prossimo video, grandissimo bacione, alla prossima, ciao!